Comunque sappiamo che il cibo può davvero influire sulla nostra salute. I saggi dicono neanche soltanto quella del corpo, ma una salute anche più olistica, quindi il cibo può influire anche sulla salute della psiche e anche sulla salute spirituale, per chi ci crede. È importante scegliere il cibo giusto, nutrirsi prevalentemente con i cibi di origine vegetale, è importante nutrirsi con cibi provenienti dalle aree in cui viviamo, che sono quindi riconducibili a quei territori dove noi operiamo per gran parte dell'anno, è importante seguire la stagionalità, e questi non sono principi generici, ma io, studiando le antiche tradizioni, anche la Ayurveda, la macrobiotica, si arriva sempre a consigliare cibo vicino al territorio dove noi operiamo. Ed è molto importante questo, perché noi siamo in sintonia con la natura che ci circonda. È importante che i cuochi di oggi sappiano che è importante stare in salute anche in cucina, quindi il cucinare bene, in armonia, perché poi questa armonia e questa salute nel cuoco si trasmette anche nel cibo. Quindi il cibo non deve essere soltanto bello, non deve essere soltanto cotto nella maniera giusta, ma deve essere fatto anche in un ambiente possibilmente il più sano possibile.